promessa che mai meno verrà. Il suo messaggio di potenza e verità giammai cesserà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Undici versi, e come sempre a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra obbedienza. Cosa risponde il popolo? Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro infatti che corressero per pochi giorni come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Alleluia, gloria al Signore. Certamente è duro il modo con cui si esprime, anche i termini non piacciono, vero? Sentiamo dire di parlare dei figli e dei bastardi, è un termine praticamente che molte volte ci lascia un pochettino, diciamo, sorpresi, perché è un termine pesante, ma noi sappiamo che la parola di Dio è perfetta, perché la parola di Dio, chi è la parola? Gesù. Vogliamo dirlo forte, Gesù è. Forte, per fede, Gesù è la parola dell'Iddio vivente. Amen. E parla di correzione, ci adoreremo tutti domenica sera, invece di rallegrarci, ci parli di correzione. Io non è che io vi ho parlato e vi sto parlando di correzione, ma è Dio che corregge la mia vita e la vostra vita, e dobbiamo essere corretti perché vogliamo vivere una vita secondo, ditelo meglio, la sua. Quella perfetta o quella permissiva? Perché voi conoscete che ci sono
nella volontà di Dio, anche se qualcuno non l'accetta nella maniera biblica, ma sappiamo che c'è una volontà di Dio che è perfetta e quella permissiva che è dovuta all'amore di Dio, alla nostra realtà di essere umani, alle nostre debolezze, a quelle che sono delle difficoltà che incontriamo tante volte e che non vorremmo. Le bucce di banana sono distribuite lungo il cammino. Spesso le troviamo le bucce di banana e qualche volta capita che distrattamente, parlando dello spirito, scivoliamo su qualche buccia di banana e quando ci arrivi sopra cadi, però l'Eterno è colui che ci rialza. Vogliamo dare gloria al Signore? La parola di Dio è fatta per istruirci, per portarci avanti, per portar sì che noi possiamo vivere una vita pratica, perché la vita del cristiano deve essere soprattutto non una vita teorica. Conosciamo tanti bravi teologi, conosciamo tante persone molto erudite, ma noi abbiamo bisogno, perché Dio l'ha tolto ai savi, agli intendenti, e l'ha donato, l'ha regalato a chi? Ai piccoli fanciulli. Diamo gloria al Signore col cuore. Ecco che questa parola viene a noi, ma anche con una terminologia che difficilmente troviamo dalle altre parti. A me mi ha sempre affascinato i primi versi. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Il nuvolo, si diceva una volta nella vecchia Deodate, non diceva la nuvola, il nuvolo di testimoni. La vecchia edizione Deodate, ma quanto mi continua a piacere, perché la sento particolarmente autentica nella sua realtà. Il nuvolo di testimoni. Il nuvolo, cosa sa rappresentare? Ce ne sono stati tanti, vero? Ci sono stati i testimoni? Ma ci sono ancora i testimoni? Sì, ci sono i buoni e i fedeli testimoni e i cattivi testimoni. Noi parliamo di quelli buoni, sì o no? Parliamo delle testimonianze, ma fratelli miei, la nostra stessa testimonianza è quella che dobbiamo sempre, e io penso ricordiamo sicuramente, e abbiamo un ricordo nei nostri cuori. E per quella testimonianza cresciamo. Io personalmente, soprattutto in certi passaggi della parola di Dio, mi ritrovo molto frequentemente a ricordare certe testimonianze che hanno riguardato la mia vita spirituale, ma hanno riguardato anche la mia vita ministeriale, e molte volte mi sono di incoraggiamento, mi permettono, mi consentono di poter ricevere ancora una volta uno slancio di quella fede che è stata insegnata a tutti quanti noi, o almeno a tutti quelli che hanno fatto stima della parola di Dio. Amen. Questo nuvolo o nuvola di testimoni, perché poi una nuvola, E in genere la nuvola contiene qualcosa, no? Contiene che cosa? Contiene acqua. Acqua, e anche l'acqua è un simbolo molto bello per i cristiani, è vero? L'acqua della vita, o no? Sorgente. Senza acqua non si può vivere, voi lo sapete molto bene. Possiamo resistere molti giorni senza mangiare, ma non possiamo resistere troppi giorni senza bere, perché l'acqua è qualcosa di indispensabile. E a pensare che quando è fatto la creazione, la terra, il pianeta Terra, era soltanto qualcosa di informe e vuoto, è vero? E le acque separavano le acque, ma in realtà una parte era gas, una parte era ossigeno, una parte era altre cose. Poi il Signore mise ordine, vero? Noi sappiamo che attraverso l'acqua si può ancora fare un procedimento chimico e diventa ancora gas, vero? E poi può fare anche l'inverso. Quanto è importante tutto questo? Noi questa sera stiamo godendo l'ossigeno di Dio, lo Spirito del Signore. Vogliamo dire, Signore, soffia su di noi. Non ho sentito molti amen. Ma non mi convincete quando non sento gli amen. Fratelli, non dobbiamo essere soltanto uditori della parola di Dio. Dobbiamo essere soprattutto facitori della parola di Dio.
Ecco, perché ve lo dicevo prima, vi stavo dicendo, ci sono tanti illustri persone che studiano approfonditamente, conoscono molti passaggi biblici, tutti i nomi si ricordano, tutti i nomi antichi, si ricordano tante cose che io non ricordo. Ve lo dico in partenza, ho bisogno sempre di ricordare attraverso la lettura della parola. Ma, fratelli miei, il Signore vuole che noi incameriamo per lo Spirito gli insegnamenti della parola e attraverso la parola realizziamo la vita in Cristo Gesù, il nostro Signore. Amen. Allora vedete che è importante comprendere che noi viviamo una realtà che ci porta a fare molte volte cose che non vorremmo fare. Perché? Ci dice che il peccato ci corre intorno, ci vorrebbe sedurre. Beh, il salario del peccato conoscete che è? Ma il dono di Dio? Ma il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato. Amen. Noi non siamo perfetti, siamo imperfetti. Però non dobbiamo nemmeno poggiare e troppo esagerare, tanto sono imperfetto, tanto non ce la farò, perché questo non è la volontà di Dio, perché il Signore vuole che noi corriamo, non camminiamo, corriamo verso la perfezione. Siamo imperfetti, ma dobbiamo essere perfettibili. Dobbiamo andare verso la perfezione, e la perfezione è Gesù Cristo il Signore. Amen. E dire a Gesù Cristo il Signore, diciamo, è la parola di Dio. E questa perfezione della parola, anche se grammaticamente c'è chi ci trova ancora che la parola, tante volte quella scritta, c'ha dei termini che magari tante volte è in contraddizione, non è vero per niente, non è in contraddizione, è semplicemente che questa parola c'è stata ancora tramandata negli anni e nei secoli e che ci sono stati gli scribi che qualche volta hanno preso la svista mentre trascrivevano, perché la parola di Dio un tempo veniva ed è venuta a noi in questa maniera. Cioè la parola è arrivata a noi attraverso quegli uomini che chiamiamo scribi o scriba. Direte, ma i scribi e i farisei non sono personaggi troppo piacevoli? Certamente non tutti erano in questa condizione. Ma già dall'inizio gli scribi trascrivevano a mano e qualche volta magari si distraevano e qualche parola scappava dall'altra parte. Questa è una realtà, ma è un fatto grammaticale, è un fatto, diciamo, di quello che sono le realtà del linguaggio, ma la parola di Dio è perfetta. Amen. È nella perfezione di questa parola che vogliamo continuare ad amare il Signore. Ho detto il Signore? Ma posso dire amare la parola? E che dico amare la parola e amare il Signore, ho detto la stessa cosa. Amen, perché la parola è Cristo Gesù. Vogliamo dirlo bello forte, la parola di Dio è Gesù Cristo, il nostro Signore. Capo, capo, capo. Non dite mai la chiesa del fratello Tizio, la sorella Cosa, è sbagliato. Perché la chiesa è di Gesù Cristo. Amen. E che noi siamo i suoi rappresentanti. Ma quando il fratello Remo, magari oggi molti diranno, la chiesa è il fratello Remo, poi il fratello Remo muore, deve diventare la chiesa di qualche altro fratello. No, la chiesa è di Gesù Cristo, affidata all'uno, affidata all'altra. Amen. Quanto è bello il canto che mi sta arrivando. Credo che qualcuno lo immagina. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. Alleluia! Amen! E questa parola, fratelli, se non ci fosse la parola non ci fosse niente. Non avremmo realizzato mai niente. Voi pensate quante fandonie ci sono state raccontate nella religione, quante sciocchezze, quante fantasie, quante storielle. Grazie a Dio oggi la parola è predicata e anche è predicata anche da quelli che non la predicavano prima. Ed è un privilegio, ma quando è stato ieri siamo stati con i fratelli, siamo stati per un incontro che era dedicato ai giovani, ma c'erano più anziani che giovani, devo dire, anziani non della mia età, più giovani di me. Si parlava proprio di questo, c'era un pochino quello che era, diciamo, il tema principale, quello di essere, è vero? E ieri se ne parlava proprio di questa realtà di appartenenza, no?
noi apparteniamo al Signore. Perché? Perché il Signore ci si è rivelato a noi. Noi abbiamo avuto la conoscenza, abbiamo la conoscenza. E ne dobbiamo avere sempre di più. E il Signore ce la darà sempre di più. Ma non la conoscenza culturale, perché tanta gente ha la conoscenza culturale. E quella conoscenza non serve a nessuno. La possono mettere insieme a Dante Alighieri e a tanti altri con conoscenza umana. Noi abbiamo la conoscenza del Dio vivente, di colui che vive e deve vivere nella nostra vita. Amen. E questo è che è importante. Ecco perché la pratica è la pratica della parola. Io ho citato prima un verso che una volta i fratelli amavano molto di più. Perché? Perché è un verso che riguardava un poco la loro realtà umana. Io ho conosciuto l'inizio della fede, ho conosciuto, e vi sto parlando di un'età che molti di voi siete troppo giovani, io ero un ragazzo, e ho conosciuto fratelli che avevano forse la prima o la seconda elementare, molti di questi non avevano nemmeno quella. Ho conosciuto fratelli che hanno imparato a leggere solo la parola di Dio, non sapevano leggere altro. E il verso che loro gradivano, è un verso che io ancora gradisco, è quello che vi dicevo prima, il Signore l'ha tolto ai savi. Ditelo a voce alta, il Signore l'ha tolto ai savi e agli intendenti e l'ha donato a chi? E in questo caso non si parla di piccoli fanciulli, dei bambini, si parla di coloro che hanno il cuore di piccoli fanciulli, delle persone sincere, delle persone umili davanti al Signore, senza presunzioni. Invece voi vi trovate quello che tutti i libri, i professoroni, l'abbiamo visto, è un cattivo esempio dei proprio della classe importante di un tempo, quello dei farisei, che il Signore purtroppo molte volte ha dovuto esprimersi in una maniera molto negativa, dicendo siete sepolcri imbiancati. È vero o no? Gloria a Dio. Perché? Perché in base alla loro conoscenza pensavano di fare tutto quello che gli pareva. Anche perché confidavano nell'ignoranza del popolo, che non conosceva, poi come loro conoscevano, e che facevano solo quello, studiavano e mettevano in pratica, ma con legalismo. Ho detto legalismo? Comprendiamo questo termine? A volte trovo anche dei cristiani legalisti. Questo sta scritto, sta scritto, sta scritto, e poi lo fanno per puntare il dito. No, fratello, questo non è il sentimento di Dio. Assolutamente. Il legalismo non appartiene a Dio, perché il nostro Dio, lo ripeterò un miliardo di volte, è il nostro Dio, è alleluia. Legalista, questo sta scritto, sta fatto, sta scritto. Ma fratelli miei, molte volte sta scritto, ma c'è sempre una interpretazione che deve essere in una direzione, come lo dice adesso. Il peccato che ci gira intorno, ci vuole allettare, è una battaglia, più che battaglia è una guerra fatta di tante battaglie, perché questo verso che abbiamo letto è una triste realtà umana. Ma anche l'Apostolo Paolo diceva, a volte faccio quello che non vorrei fare, cioè quello che io vorrei realizzare, quello che io vorrei fare non lo faccio e viceversa. Perché? Perché? Perché abbiamo una natura che Dio conosce troppo bene, una natura che non ci è stata data così, una natura che si è corrotta attraverso il peccato, che voi ben conoscete, abbiamo citato, il salario del peccato. E la morte spirituale, che ha portato anche alla conclusione finale. Perché se oggi questo terrestre albergo viene disfatto, non ce la prendiamo con Adamo. Forse al posto di Adamo c'era Remo, se fosse stato al posto di Adamo, o ci fosse stato un altro. A volte che vogliamo decretare il colpevole. Molti dicono, poi Adamo si è rivolto ad Eva, che avete quante persone, dice, ma che è la donna che tu mi hai dato, quella donna è la colpevole, quella donna che mi fa fare questo e quest'altro. Noi sappiamo invece che è la nostra natura, che Dio ci dia grazia di poter vivere una vita secondo la volontà di Dio. Amen. Ci alletta il peccato. Ci vuole allettare. Posso dire un'espressione che non vi piacerà, un poco volgare. Ci vuole far fessi. A volte dobbiamo usare il linguaggio naturale per comprendere meglio, capire meglio, no? Perché? Che fa questo? Ma che fa quest'altra?
E poi stai a guardare proprio questa e quest'altra, stai a guardare. Anche questa forma di interpretazione è assurda, perché il Signore dice che ci vuole santi. Santi. Ci vuole santi. Dice, siate santi perché io sono santo. Lui è tre volte santo. Padre, Figlio, Spirito Santo. Alleluia! Amen. Ma come facciamo? Qual è il significato poi? Lo conoscete troppo bene voi. Il significato vero di santo. E vediamo che in qualche altra religione che ben conoscete, lo si fa dopo che è morto. La santità, tutte le cose, passa prima da un altro passaggio, prima la beatificazione, sempre dopo la morte. Ma non è così nella parola di Dio. Se voi leggete tutte le epistole di Paolo e degli altri, ai santi che sono lì, ai santi che sono in Corinto, ai santi che sono in Tessalonica, ai santi che sono ad Aversa. Ci sono? Ci siete? Allora non è il caso di battere un colpo, ma è il caso di dire gloria a Dio. Alleluia. Amen. Santo significa, conoscete bene, il vero significato, separato dal mondo, anche perché noi non adoriamo i santi. Non è scritto nella parola di Dio. Noi dobbiamo dare gloria soltanto a chi dobbiamo dare gloria? A Dio. Amen. Perché Gesù è il nostro avvocato, mediatore, e poi tramite lo Spirito Santo è anche il nostro avvocato. Amen. E lo Spirito Santo è il vicario di Cristo. Oh, quante cose, questa espressione non piacerà parecchio attraverso la televisione, ma a me che non piace attraverso la televisione, non piace in un'altra maniera, non è nella parola di Dio. Sappiamo che il vicario di Gesù Cristo è lo Spirito Santo, non un uomo, con tutto il rispetto per l'umanità. E anche l'umanità che lo Spirito Santo non ha dato questo compito agli altri. Lo Spirito Santo è il paracleto, colui che ancora risponde alle nostre esigenze, alle nostre preghiere, alle nostre necessità, cioè che ha preso il posto di Cristo e che dà gloria al Padre e ancora santifica, ha santificato il Figlio. E qualcuno dice che è la forza dinamica. No, quella forza dinamica è una persona, perché noi crediamo in un Dio trino nella persona del Padre, continuate, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora vedete, fratelli cari, com'è bella questa espressione e questo esempio di Cristo. Quindi deposto ogni peso. Abbiamo deposto il peso? E mo dipende dalla vostra amen. È deposto? Cioè, l'avete messo da parte? L'avete gettato? Avete accettato la parola stessa del Signore Gesù, che ha potuto dire in qualche più di un'occasione, la troviamo nella sua parola, che Lui ha deposto ogni peso al posto nostro, ha preso i pesi, si è fatto peccato per noi. Si è fatto peccato per noi. Ha pagato il prezzo dell'iniquità. Perché sulla croce ci andavano soltanto, chi ci andavano? I delinquenti, gli assassini. E Gesù ha portato il nostro peccato. Però possiamo dire con gioia, il mio peccato è stato rimosso. Allontanato, cancellato. Vogliamo dirlo insieme? E lo diciamo a chi? Alle potenze delle tenebre. Il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. E possiamo esprimere quello che dice la parola. Ah, oh che gran felicità. Amen. Non vi vedo troppo convinti alcuni fratelli. Gloria al Signore. Perdonate, a volte è la mia impressione, ma non sento che state tutti seguendo questa parola, che non ve l'ha detto io, è parola che viene dal Signore, è una parola di insegnamento, è una parola che ci deve portare a mettere più in pratica e a fare attenzione, vero? Perché questo peccato che ci gira attorno, che ci vuole allettare, come dicevo prima, che ci vuole, lo vuole banalizzare, voglio usare anche questa espressione, e invece noi vogliamo essere santi, separati dal mondo, appartati a Dio, e diamo gloria a Dio, ma non con le nostre labbra soltanto,
Dobbiamo dare gloria a Dio con quello che è il nostro spirito e la nostra anima. Dare gloria a Dio con tutto il cuore, forzandoci a dire: Signore, non la mia ma la tua volontà sia sempre fatta. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. E questa parola continua, quindi questo nuvolo o nuvola di testimoni, come dice, ma questo peccato che ci alletta, al contrario, noi dobbiamo correre con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Qual è questa gara? Cosa ci pone davanti? Chi è che ci pone davanti quel che dobbiamo fare correndo, neanche camminando, correndo? Non vi preoccupate, anche io c'ho la mia età, certamente non posso correre più come un tempo, ma spiritualmente voglio correre. Correre, alleluia, gloria al Signore, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Allora la risposta, vedete, la Bibbia spiega la Bibbia. Amen. La Bibbia spiega la Bibbia. Dobbiamo avere gli occhi. Quali occhi? Quelli spirituali. Perché materialmente molti vogliono vedere Gesù incarnato, lo vogliono vedere con una fotografia, con un'immagine, anche questa non è gradito perché nessuno. Meno male che all'epoca non c'erano le macchine fotografiche, altrimenti chissà quante fotografie avesse ricevuto il Signore. È come Mosè, che non ha avuto nessuna possibilità di essere visto dagli ebrei quando se n'è andato, perché altrimenti ne avrebbero fatto un'idolatria senza pari. Ma il Signore conosce ogni cosa, il nostro Dio è grande e meraviglioso. Amen. E noi riceviamo da Lui e dobbiamo ricevere da Lui. Si è posto innanzi. Gesù cosa vedeva? Nella sofferenza sappiamo che è arrivato al punto in cui questa sofferenza fu così grande che umanamente sentiva il peso nel momento che lui sapeva e conosceva cosa avrebbe dovuto subire. Venne un momento nell'orto di Getsemane che aveva detto anche ai suoi discepoli di pregare per non entrare in tentazione. E qual è questa tentazione? Cosa ci rendiamo conto di questa tentazione? La debolezza della carne. Ma pure Gesù dimostrò la sua umanità e l'ha dimostrato. Quante volte questo passaggio mi è sempre piaciuto, perché Gesù è stato vero uomo e era ed è vero Dio. Amen. E quando disse: Padre, se ti è possibile, allontana da me questo calice. Ma fu per un istante, perché subito dopo ritornò in lui quella forza spirituale, ritornò in lui la sua divinità, la scelta che aveva fatto per piacere al Padre e per farlo a noi. E in che maniera poté piacere al Padre? Lo dice questa parola, gli dice che mentre soffriva e stava soffrendo, lui aveva davanti a già, vedeva anche me, che era un peccatore come tutti quanti gli altri, che mentre eravamo peccatori Gesù moriva per noi. Gesù moriva per noi. Gli ha dato il suo sangue per noi. Padre, se ti è possibile. Cosa era impossibile al Padre? Cosa è impossibile al Padre? Al Padre tutto è possibile, perché ancora il Padre è l'Eterno, è colui che può ogni cosa. Ma subito dopo, non la mia, non la mia, lo vogliamo dire insieme, non la nostra, non la, col cuore, con sincerità, anche stasera, anche in questo momento, non la nostra, ma la tua volontà sia fatta. Alleluia. Ed ecco perché ancora oggi, grazie al Signore, noi siamo figli di Dio, da creature di Dio, sappiamo che siamo diventati figli di Dio, e anche questo lo confutiamo a quanti dicono siamo tutti figli di Dio. Non è vero, biblicamente non è così. Siamo tutti creature di Dio, ma figli di Dio non si nasce, si diventa attraverso l'accettazione della salvezza, che è il sangue di Gesù che ci lava, ci purifica da ogni peccato. Alleluia! Ma adesso viene una parte, forse la conclusiva, perché questa parola ci parla ancora della correzione. E parlando del peccato, dice sì, voi lo contrastate, voi soffrite, voi fate di tutto per non peccare, è vero? È vero o no?
Io credo che un figlio di Dio non voglia mai peccare, eppure diventiamo trasgressori tante volte. Ho fatto sempre una distinzione fra il peccato e il fallo. Dove sta la distinzione? Nella propria volontà, nell'intimità. Chi di noi, dopo che ha gustato e si è rallegrato della presenza di Dio, della conoscenza di Cristo, chi di noi vorrebbe sbagliare? Io penso che nessun cristiano vorrebbe sbagliare, però siamo fallaci, ecco il fallo, che è un peccato, però è un peccato involontario, almeno se ci rendiamo conto che è involontario, perché se poi torniamo al vecchio vomito, non possiamo mettere in croce un'altra volta Gesù, che Gesù non tornerà più per essere messo in croce, Gesù tornerà su questa terra con una verga di ferro, in quello che sarà quel tempo in cui chiamiamo il millennio, in cui lui si manifesterà, ma si manifesterà con la sua giustizia. Amen. E in quell'occasione, in questa occasione, e allora il nostro non vuole essere chiamato peccato se noi non abbiamo nessuna volontà di peccare. Siamo deboli, però dobbiamo studiarci, dicevo prima, di essere perfettibili. E il sangue di Gesù ogni giorno ci lava, ci purifica da ogni peccato. Però si richiede una correzione, perché nel momento che falliamo, sbagliamo, ci dobbiamo rendere conto che abbiamo sbagliato. Ci dobbiamo rendere conto che non abbiamo piaciuto al Signore. Allora dobbiamo rivolgersi al Signore con umiltà. E cosa dobbiamo fare in umiltà? Chiedergli perdono, sì o no? Ma non un perdono verbale, un perdono vero, autentico. Signore, perdonami, ho sbagliato. Il Signore è il grande perdonatore. Se non fosse così, chi di noi sarebbe qua sulla faccia della terra e sapendo che il Signore è il Salvatore, è il Re dei Re, e che un giorno saremo con Lui per l'eternità? Chi è che non sbaglia? Sbagliamo tutti quanti, anche nelle piccole cose. O sbagliamo o ci fanno sbagliare, che c'è anche chi ci fa sbagliare. Ma noi sappiamo che in Cristo Gesù siamo riconosciuti. Il sangue di Gesù, perciò parla al presente, ci lava, ci purifica da ogni peccato. E dobbiamo essere pentiti, ma non un pentimento fittizio, perché se non c'è pentimento non c'è anche perdono. Sapete che è molto importante tutto questo per la nostra dottrina. Se non c'è pentimento non ci può essere perdono. È la stessa cosa, uno dice, sì, va bene, così, non chiedo scusa a nessuno. Tutto è bene, anche verso di noi stessi. Tante volte pecchiamo anche verso noi stessi. Tante volte sbagliamo. Tante volte non si perdona nemmeno i propri simili, i propri familiari, anche se a volte abbiamo avuto la conoscenza della parola di Dio. In questi tempi vi devo dire, sono veramente dispiaciuto quando vedo anche fra marito e moglie che non c'è un perdono, non c'è un modo di poter dire hai sbagliato tu, ho sbagliato io, stiamo insieme, andiamo avanti nel Signore. No, purtroppo si sono create a volte delle situazioni veramente vergognose davanti al Signore, e lo dico con grande senso di quello che è la mia responsabilità, perché se non sappiamo perdonarci gli uni agli altri, il Signore ce l'ha comandato, sì o no? Il Signore ha detto che dobbiamo perdonarci gli uni agli altri, sì o no? Quando uno non sa perdonare l'altro, già commette qualcosa di grave. E a pensare che molti pensano di fare la volontà di Dio non perdonando, ma senza il perdono non si può andare neanche davanti all'altare e chiedere al Signore di perdonarci. Alleluia! Ecco che questa parola viene a noi per la correzione. Abbiamo bisogno di correzione. Sì o no? Il Signore corregge e flagella quelli che ama. Lo ripeto un'altra volta. Il Signore corregge e flagella. La parola flagellare implica una certa sofferenza. A nessuno piacerebbe trovarsi in questa condizione. Ma il Signore ama, ci ama, e per l'amore di Dio che ancora ci corregge in una certa maniera. E quante volte diciamo, ma perché mi succede questo? Ma perché mi succede quello? Ma perché il Signore non mi risponde? Prima di chiedere al Signore perché non ci risponde, rendiamoci conto di quello che noi facciamo, rendiamoci conto di qual è la nostra posizione davanti a Dio. Amen. E sappiamo che Egli corregge e flagella coloro che Egli ama, coloro che Egli gradisce. E siamo graditi da Dio? Lo siamo?
Ma faccio la domanda, questa degli amen sono ancora più poche. E ne conosco qualcuno che avrebbero più bisogno ancora di metterla in pratica questa parola. Lo conosco come pastore, quindi non posso parlare. Sono cose intime, personali. Perché se i pastori non conoscono il gregge o parte del gregge, è assurdo, no? Noi conosciamo tante cose e si vengono ai pastori per consigli. È vero, no? Però molti consigli vengono lanciati e poi vengono dimenticati, assolutamente. Il Signore vuole che noi ci perdoniamo gli uni e gli altri. Cominciando dai nostri intimi, da quella che è la famiglia, di quelli che sono... come si fa a dimenticare tutte queste cose? Io spero che questa parola possa questa sera essere così forte da non essere dimenticata da coloro soprattutto che hanno bisogno di ricordarsela come si conviene. Amen. Dobbiamo perdonarci gli uni e gli altri. E qualcuno diceva, qualche ebreo diceva, quante volte, Signore, ancora dovrò perdonare il mio simile? Sette volte? Diciamo che sette volte già è abbastanza. Considerare uno che sbaglia sette volte, dobbiamo avere molta pazienza, ma il Signore ci dice ancora di più. Quante volte? 70 volte 7. E se non sbaglio conto è 490 volte. Un anno è fatto di 365 giorni. Un anno di 365 giorni. E allora ci deve essere qualcuno che tutti i giorni sbaglia e tutti i giorni lo perdona. Tutti i giorni... a quel punto là ricordiamoci che Gesù, essendo pure il buon pastore, andò a scegliersi la sua pecora, quella lì che si smarriva sempre, la prese, se la prese in braccio, la carezzò, se la portò, lasciò le 99 per stare con quella lì che si smarriva sempre. Però non mi risulta che il Signore l'abbia fatto altre volte, che quelle si vogliono smarrire. Quando si vogliono smarrire, smarritevi pure, non c'è sta niente da fare, per tutta la vita non ci si può smarrire. Gloria al Signore, amen. Non c'è nessun pazzo dove il Signore torna. Dobbiamo stare molto attenti anche in questo. Il peccato, dove il peccato abbondò, sua grazia sovrabbondò. E la parola grazia ha tanti significati, ma in modo particolare è l'espressione del grande amore di Dio. Amen. Il Signore ci ama. Il Signore ci ama. Noi amiamo il Signore. Se amiamo il Signore dobbiamo fare la sua volontà. Amen. E a questo punto anche il mio messaggio, il tempo sta esaurendosi, ma rimaniamo soprattutto con questo insegnamento che non può essere un insegnamento superficiale, è qualcosa che dobbiamo ritenere nel nostro cuore. Aiutaci, Signore. Voi conoscete la mia preghiera particolare, non sono... Il fratello Leo è un pregatore, invece, prega molto. Io sono molto di poche parole nella preghiera, ma un'espressione mia che il Signore mi ha donato quando sono in difficoltà. Qualcuno ha imparato anche da me. Signore, aiutami. Con tutto il cuore. Signore, aiutami. È la preghiera che arriva dal mio cuore. Non tante parole. Perché dovrei dire, Signore, aiutami perché ho fatto questo, ho fatto quell'altro, non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro. Ma noi sappiamo che Lui ci conosce. Lui ci conosce. Solo Lui ci conosce. Non ci conosce, ci conosce soltanto Lui. Amen. E allora, quando apriamo il cuore, siamo sinceri. Il Signore viene incontro. Ci esaudisce. Forse. Ci corregge, qualche volta ci flagella, ma è necessario. Una volta i figli venivano corretti, oggi i figli correggono i genitori. Abbiamo purtroppo una generazione che dobbiamo dire, una volta potevamo dare uno schiaffo a un figlio, lo facevamo con grande sofferenza e quello schiaffo costava più a noi che al figlio, però c'era un esempio. Oggi non è vietato, oggi no, oggi non è, tutto è consentito, fuorché la disciplina, fuorché questo, tutto è consentito. Ecco perché abbiamo generazioni che vanno in rovina, perché il Signore ci ha insegnato la correzione, non la cattiveria, non la violenza sui minori e sugli altri, questo non fa parte del piano di Dio. Ma oggi abbiamo genitori che picchiano i figli,
o se non li picchiano materialmente, lo fanno con la loro bocca. E non si rendono conto che questo attira la maledizione di Dio. Molti non si rendono conto che non, il Signore ha dato un ordine perentorio di onorare i propri genitori. Ed è un comandamento compromessa. Amen. Molti non si rendono conto di tutto questo. E quanti giovani non si rendono conto? E usano un linguaggio inadeguato e tante cose che il Signore voglia dargli lumi, farli conoscere, perché questo è pericoloso per quelli che non ottemperano la parola di Dio, ma attraverso la parola noi abbiamo la benedizione di Dio. Amen. Dio benedica la vita di tutti quanti noi stasera, delle proprie famiglie. Se avete delle tristi situazioni, dobbiamo solo pregare, intercedere. Dobbiamo chiedere soltanto: Signore, non permettere più questo. Signore, fa che i nostri... Ci teniamo per i figli? Amen. Ci teniamo veramente per i figli? Amen. E chi non ci tiene? A Napoli si dice che i figli sono pezzi di cuore. Si diceva. Io lo dico ancora che appartengo alla vecchia generazione, ma anche voi penso, no? Amen. Amiamo i nostri figli. Ma non amiamo i nostri figli facendoli disordinati, perché non è amore. Dandogli tutto quello che vogliono, permettendo tutte quelle cose che vogliono, non è amore. Non è quello che il Signore ci chiama, ma vogliamo dire: Signore, aiutaci anche in questo a fare meglio la tua volontà e sapere come dobbiamo agire per quello che tu potrai fare per ognuno di noi e per ognuno di loro. Che Dio ci benedica. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo chinare il nostro capo? Gloria al Signore. Mi sono preso qualche minuto in più, ma non di più. Gloria al Signore. Vogliamo chinare il nostro capo? Re della gloria. Poche parole di preghiera per quelli che non sono qui, che sono fuori e che ci seguiranno attraverso la televisione. Vogliamo in questo momento intercedere. Diamo gloria al Signore. Lodiamo il Dio col cuore. Padre, veniamo a te nel nome e per i meriti di Gesù Cristo, il Signore. Signore, ancora questa parola possa essere servita e possa servire a quanti la riceveranno anche dopo questa realtà di comunione e di culto che abbiamo celebrato. La tua parola è verità. Tu hai potuto esprimere attraverso Gesù, che ha potuto dire: io sono la via, la verità e la vita. E noi vogliamo venire a te, oh Padre, vogliamo fare appieno la tua volontà. Perdonaci e aiutaci se siamo difettosi, se tante volte non riusciamo a fare quello che vorremmo fare. Aiutaci a non essere dimentichevoli dei tuoi insegnamenti e del tuo amore. Portaci avanti di valore in valore. Rimani con noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Yeah!
Santo, santo, sei Signore, tu sei degno di ogni lode. Re di gloria, Dio potente, lodiamo a te. See you in time.
sei Signore, tu sei degno di ogni lode. Re di gloria, Dio potente, lode e onore a te. Vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al re, la voce sua sudrà, il male tremerà, grande Dio, canta che Dio grande Dio, si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Principio e fine sei, principio e fine sei.